E oggi andiamo a vedere le migliori opportunità che ci offre la blockchain di Oasis Network. L'ultima volta ci eravamo lasciati con Uniswap e con le sue piscine di liquidità che abbiamo trovato. Purtroppo siamo dovuti uscire da questo DEX perché le sue percentuali stavano scendendo troppo. Bene, però adesso dal nulla sono usciti nuovi DEX, sempre su questa blockchain, in cui le loro percentuali di APR variano dai 100 ai 1200 di APR. E poi vedremo dove lasceremo i nostri fondi. Allora, il primo DEX da farvi vedere è Lizard Farm, ed è uno di quelli che mi piacciono di più perché le percentuali sono moderate e i paia di token che abbiamo sono buoni. Abbiamo Ethereum con USDT e Rose con USDT. Se vi siete stufati di stare con Rose, potete andare con Ethereum, avete le stesse percentuali e questo è molto buono. Ovviamente queste percentuali non saranno costanti, cambieranno nel tempo, quindi non vi stranite se queste percentuali saranno più basse. Io penso che questo DEX sia uno di quelli a basso rischio perché queste monete già sono presenti anche su Uniswap. Io se dovessi scegliere tra Rose ed Ethereum, scelgo sempre Ethereum. Perché se andiamo a vedere la fluttuazione del prezzo di Rose, possiamo vedere che ha avuto una fluttuazione negli ultimi 30 giorni abbastanza elevata. E invece se andiamo a vedere quelle di Ethereum sono molto basse in confronto. Quindi per evitare l'impermanent loss e mantenere le mie percentuali alte, preferirei mettere i staking in Ethereum USDT. Io sconsiglio sempre di mettere in liquidity mining i token nativi dei DEX. Perché sappiamo ormai che questi token escono a prezzi normali e poi iniziano a crollare infinitamente. E con il token scendono anche le percentuali. Quindi io vi sconsiglio di mettere in liquidity mining LIS. Poi oltre a questo, Rose ed Ethereum sconsiglio totalmente di metterli in staking. Con un 7% di APR non ne vale la pena. Valley Swap. Le percentuali di Valley Swap già sono un po' più alte. Possiamo vedere che tra le monete più forti, Ethereum USDT e Bitcoin con USDT, le percentuali sono duplicate. E senza parlare di quelle di USDC e USDT, che le percentuali sono molto più alte e considerevoli. Quindi io terrei conto anche queste due. Ma come in tutti i DEX, qui c'è un problema. Ed è che Ethereum e Bitcoin non fanno parte della blockchain di Oasis Network. E infatti se andiamo a vedere il Wrapped Ethereum già me li conta e se andiamo anche su Lizard Farm nello swap anche qui mi conta gli Ethereum. Invece se andiamo su Valley Swap gli Ethereum non me li conta. Perché? Bene, perché questi Ethereum provengono dai bridge che si fanno, per esempio da EvoDeFi e da Multichain. Quindi questi sono token che vengono importati da altre blockchain. Ma se noi comunque vogliamo entrare in queste farm facendo lo swap di Rose a Ethereum, USDC o USDT, ci troveremo con un altro problema. Ed è che se voi volete comprare Bitcoin, Ethereum o USDT e metterli in staking in queste pool, però se questa liquidità inizia a scendere in modo brusco, correte il rischio che se arrivate tardi a togliere la vostra liquidità, ci sarà poca liquidità depositata. E questo provocherà che quando farete lo scambio, quando farete lo swap da un token all'altro, l'impatto sul prezzo sarà elevato. E quindi se volete mettere in staking in queste pool, fate molta attenzione alla liquidità. E se vedete che la liquidità inizia a cadere troppo, è meglio ritirarla e cercare un altro posto per questa liquidità. E per mettere la liquidità in Valley Swap, quello che ho fatto è swappare tutti i miei token in Rose. E dopo aver fatto questo, vado nello swap di Valley Swap e scambio metà di Rose per Ethereum e l'altra metà per USDT. Bene, fatto lo swap, diamo la liquidità. Quindi dovrebbe chiedere di approvare Ethereum ed approvare USDT, ma io già l'ho fatto in precedenza, quindi non me lo chiede adesso. Confermiamo la supply. Bene, e adesso clicchiamo su stake Ethereum USDT e clicchiamo stake. Bene, e adesso stiamo partecipando alla pool di Ethereum e USDT. Bene, e quindi starò molto attento a che la liquidità non cada troppo. Un altro DEX che vi voglio far vedere è quello di Tulip Money. È già da un bel po' che c'è questo DEX. Il problema è che sono scese tutte le percentuali, quindi le troveremo molto più basse. Per esempio Ethereum con Rose
lo troviamo con un 22% di APR solamente. E andiamo a vedere anche quella di Phantom e Rose, già è un po' più alta la percentuale perché è una nuova farm. Però per il resto questo dex è anche molto affidabile. Vi voglio far vedere quello con le percentuali più alte che ho trovato per ora, ed è quello di Gem Keeper, e ti dà un 945% di APR per due monete molto potenti, Rose e Link. E l'APR più basso è di 815%, è ridicolo, con USDC e Rapid USDT. Prima di investire a capofitto in questo DEX, dobbiamo prima capire che se quando noi metteremo in staking i nostri token, i dividendi ce li daranno con un vesting, ed è per questo che le percentuali sono alte. Però questo vesting è dai 30 ai 60 giorni. Può essere un problema se noi vogliamo fare, per esempio, interesse composto. Può essere una cosa positiva perché mantiene il prezzo del token stabile, evitando delle vendite massive ed esagerate per continuare a farmare ancora più soldi. Un terzo problema può essere che quando rilasceranno il vesting, le percentuali inizieranno a scendere moltissimo e voi non riuscirete a vendere tutti i token GLP che avete accumulato. Quindi ci dovete pensare un paio di volte prima di entrare in DEX di questo tipo. Io per il momento non lo faccio per rimanere più al sicuro. Quindi se volete rischiare tanto potete scegliere questo DEX. Se volete rischiare un po' ma non tanto vi consiglio Valley Swap. E se volete rimanere un po' conservatori ma non troppo vi consiglio Lizard Exchange. E per uscire da questa blockchain abbiamo l'opzione di trasferirlo di nuovo alla Oasis Mainnet e da lì entrare in un exchange centralizzato. Vi lascio il link del tutorial qua sopra. E se no potete usare un bridge, per esempio EvoDeFi, e potete trasferire i vostri fondi a varie blockchain. Per esempio qui abbiamo Polygon, OKExchange, Kronos e tante altre. Fate attenzione al minimo che vi chiede, ovviamente, che qui è 0,005 Ethereum. E se cambiamo token, il minimo cambia a $10. L'altro bridge è quello di Multichain. Purtroppo non c'è abbastanza scelta, possiamo inviargli solamente Ethereum e il minimo è $200. Quindi decidete voi, scegliete voi con attenzione. Quindi o trasferirli direttamente in un exchange centralizzato o usare i bridge. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi e di lasciare un commento. E noi ci vediamo alla prossima!